Case pronte, arredate, ma incredibilmente vuote. Incredibilmente vuote, questa è una grave responsabilità. Ci sono, in queste giornate stanno sbarcando a migliaia e migliaia di persone, ci toccherà pagare per decine di milioni di euro ogni anno. Qua invece abbiamo delle realtà appunto già realizzate che sono a disposizione dei papà separati e non solo, che però appunto sono chiuse. Allora oggi nella giornata del papà forse è la giornata migliore per poter sensibilizzare su questo problema? Sensibilizzare su questo, bisogna sensibilizzare su tante altre cose. È chiaro che parlare di genitore 1, genitore 2 non fa certo, non segue la politica che noi stiamo perseguendo come Lega Nord nella difesa della famiglia, nella difesa dei bimbi soprattutto. E nel frattempo la Lega è l'unica forza che difende seriamente la famiglia, anche quelle famiglie che hanno problemi con genitori separati. Bisogna difendere queste famiglie perché sono una realtà oggettiva oramai della nostra società. Detto questo, in una fase nella quale Renzi promette 80 euro al mese, intanto toglie la detrazione per i familiari a carico, questo significa meno 100 euro ogni mese. Quindi se Renzi regala 80 euro, poi vedremo se sarà vero, e intanto ne toglie 100, vuol dire che le famiglie pagheranno 20 euro in più di tasse. Questa è la realtà dei fatti con un Renzi che ci governa e mentre la Lega Nord appunto sta facendo una battaglia per le parti più deboli della nostra società.